per essere qui con noi, con Movimento 5 Stelle, che è la prima forza politica in città e l'unica forza, l'unica possibilità di cambiamento. Siamo felici, siamo fiduciosi perché abbiamo dimostrato che si può cambiare. Davanti a noi c'è un'occasione storica alla quale non possiamo rinunciare. Siamo, come dicevo prima, la prima forza politica, abbiamo il più votato candidato sindaco e dopo 15 anni possiamo tornare al ballottaggio a Carrara. È un risultato straordinario. Lo abbiamo fatto presentandoci da soli, con coraggio, senza usare trucchetti come le liste d'appoggio, finte liste d'appoggio, e senza il sostegno del voto disgiunto. Oggi ci rivolgiamo a tutti i cittadini, delusi dal PD, delusi dal PSI, e a quei cittadini che non hanno voluto votare, voluto, potuto votare, perché convinti che non fosse possibile cambiare nulla in questa città. Abbiamo dimostrato a tutti che a Carrara è possibile cambiare. Basta volerlo. In questo senso ci rivolgiamo ai carraresi. Siate coraggiosi. Il 25 giugno torniamo a votare in tutti i sensi. Non possiamo permettere che il comune continui a essere in mano alle forze politiche che l'hanno sostenuto finora, il PD e il PSI, che sono i veri responsabili dei disastri della nostra città. Dobbiamo avere memoria lunga, ma poi non tanto, se vogliamo, delle alluvioni, dei crolli nei teatri, delle scuole che sono in condizioni disastrose, per non parlare degli impianti sportivi, dell'emergenza occupazionale, della mancanza di spazi aggregativi e per non farci mancare nulla delle indagini della Procura, l'ultima delle quali risale nemmeno a farla apposta il giorno prima delle votazioni. Statisticamente, quando il Movimento 5 Stelle va al ballottaggio, vince. Abbiamo vinto in 19 casi su 20, anche la statistica è dalla nostra parte. Ovviamente non faremo alleanze con nessuna forza politica. L'unico alleato per noi sono i cittadini, sono i carrarini. È la nostra volontà di cambiare questa città, di cambiare le sorti di questa città. Coraggio quindi. Abbiamo 15 giorni, 15 giorni per tornare liberi. È un'occasione che non possiamo perdere, un'occasione veramente unica, un'occasione per ricostruire dalle fondamenta, per non dire dalle macerie, questa città. Dico qualcosina velocemente, noi oggi siamo veramente felici, orgogliosi e fiduciosi. I cittadini hanno premiato la nostra serietà, il lavoro di squadra fatto dai nostri attivisti, da Matteo Martinelli, i candidati assessori, e hanno premiato le iniziative che abbiamo fatto nel territorio in questi mesi e soprattutto la grande attività del gruppo consiliare degli ultimi 5 anni che si è contraddistinto per le denunce e per le proposte fatte all'interno del Consiglio. La realtà di Carrara è una realtà anomala nel quadro nazionale italiano e nonostante il Movimento 5 Stelle comunque manifesti una crescita lenta ma inesorabile. Pensate che ci siamo presentati nel doppio dei comuni nei quali si è presentato il PD, in 225 comuni in tutta Italia, e ci siamo presentati orgogliosamente da soli,
con il simbolo Benimpista, che rappresenta una garanzia per chi vuole ambire a diventare il sindaco della città. Noi candidiamo solo persone con le mani libere, con dei programmi straordinari per la cittadinanza, e anche qua a Carrara abbiamo una grande occasione per, dal 25 giugno in poi, per fare in modo che attraverso la cultura, il turismo e il marmo si possa tornare ad essere orgogliosi di vivere in questa città e di essere carabini. Il posto più bello del mondo, con i politici peggiori della storia, e ora c'è una grande occasione che non possiamo perdere. Quindi 25 giugno, coraggio, Carrara e Carrarini, diamo una svolta fondamentale, partecipiamo al voto e forza Movimento 5 Stelle, grazie Francesco De Pasquale. Risolleviamoci. Siamo molto molto contenti, come dicevano Francesco e Giacomo, è un risultato storico che secondo noi meritiamo, ma meritiamo non solo per la campagna elettorale, meritiamo perché abbiamo costruito in questi anni qualcosa di importante, che parte da lontano dal 2006, che ci ha portato ad avere due senatrici, un consigliere regionale, tre consiglieri comunali, e credo che poi questo risultato vada a premiare anche il nostro lavoro, cioè che sia in parte sintomo del dissenso della popolazione verso il PD, verso il PSI, che in questi anni non hanno saputo altro che costruirsi un consenso fittizio basato sulla clientela, non sulla capacità di dare delle risposte ai cittadini. E per questo arriviamo a questo punto a cui veramente il cambiamento è a portata di mano. Il 25 giugno siamo favoriti e meritiamo di essere. Forza Depa. Perché Forza Depa direi Forza Carrara, perché in realtà devono essere i cittadini in primis, quel 40% che per vari motivi non si è presentato a votare, che deve capire che è nelle sue mani la possibilità di cambiare. Di solito chi non va a votare non ci va perché dice tanto non cambia mai niente. Adesso questi cittadini hanno il cambiamento a portata di mano. Noi siamo cittadini che anziché stare in poltrona si sono attivati nella politica per cambiare la città, da dove deve cambiare, cioè da dentro le istituzioni. Se non lo capiscono adesso, non ci sono altre alternative, altre soluzioni. Ora meglio. Esatto. Possiamo fare domande? Allora, questa cosa, no, le alleanze, quindi apparentamenti, non se ne parla nemmeno, escluso, voi non chiamerete, scusate. Voi non contatterete nessuno, non farete proposte, zero a niente, perché ad esempio c'è un Lorenzoni con il suo 12% che dice già da prima del voto: ah, ma se qualcuno prende spunto, prende qualcosa dal nostro programma, noi, come dire, possiamo anche sostenerlo, e comunque c'è qualcosa ad esempio nel programma del centrodestra che potrebbe interessarvi come proposta politica, che ritenete condivisibile, oppure no? La prospettiva che deve essere diversa, deve essere il centrodestra che deve trovare qualcosa di condivisibile nel nostro programma. Se lo trova, sa come fare. Per il resto c'è il 40%, come dicevo prima, dei cittadini, che è una forza politica la più dirompente che a Carrara possa esistere. Adesso in queste due settimane ritornerete tra i cittadini, come si evolverà la campagna? Ci saranno delle iniziative? Beppe? Sì. Viene? Quando? Appena non sappiamo troppo tutto. Però verranno tutti. Certo, in esclusiva. Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista. Ma davvero? Sì.
erano tutti a sostegno del gruppo di Carrara, sia per la stima che hanno nei confronti del nostro gruppo, delle persone, ma anche per questo importante risultato elettorale. Siamo uno dei 9 comuni in tutta Italia sui quali ci sarà il massimo sostegno dei nostri portavoce. Ma vengono tutti insieme un giorno oppure non mi sento ancora? Questo mi riservo di rispondere. No, non sappiamo ancora. Sappiamo che hanno garantito la massima disponibilità e sarebbe bello di tornare ad avere Beppe Grillo. L'ultima volta che venne fu nel 2012 con una rotonda con diverse migliaia di persone. E puntiamo a fare di nuovo eventi alla Caravella, che rappresenta uno dei luoghi simboli della nostra campagna elettorale, un luogo completamente abbandonato che grazie all'impegno di alcuni cittadini, di alcune associazioni sportive che si sono dotati di una scopa, l'hanno ripulito e noi abbiamo iniziato a ritornare a fare degli eventi, a portare i ragazzi di nuovo a patinare in quel luogo lì. E quello rappresenta un simbolo, un po' uno dei simboli della campagna elettorale. E volevo sapere un'altra cosa, siccome ho visto al Sergio Giannarelli con due senatrici a Marina, che ruolo avete avuto voi big del movimento in questa campagna elettorale, a parte ora gli eventi dove avete partecipato, però siete andati anche voi in mezzo cittadini, ecco, dico al di fuori delle iniziative con le telecamere e i fotografi. Ma noi siamo in primo luogo cittadini di Carrara che hanno scelto di vivere qua. Io personalmente, nonostante diciamo potrei avere la possibilità di avere una casa pagata a Firenze con tutta la bellezza che può offrire quella città, ma mai al mondo riuscirei a abbandonare questo meraviglioso posto. È una scelta che ho fatto diversi anni fa, anche da studente pendolare, l'ho fatto da portavoce pendolare. E, essendo un cittadino di Carrara, mi sono impegnato in prima persona, come tutti i presenti qua e tutti gli attivisti che non ci sono, in questa campagna elettorale. E in più lo facciamo come nostro dovere da consiglieri regionali. Non sono tanti i temi di competenza comunale e regionale, acqua, rifiuti, delle bonifiche, la sanità, l'ospedale unico che hanno chiuso. Sono temi sui quali abbiamo fatto la differenza anche in consiglio regionale. Posso ricordare, non per ultimo, l'ultima mozione approvata per evitare l'ampliamento del porto a mare è un'iniziativa mia del Movimento 5 Stelle. Tutte le iniziative di interrogazione europea sull'inquinamento delle acque del Lavello, un'interrogazione mia del Movimento 5 Stelle di Carrara, di Francesco De Pasquale, tutti portavoce. Iniziative sull'edilizia scolastica, e questo è l'ultima cosa che mi sento di dire, è importante questa cosa. Noi l'anno scorso, se vi ricordate, dal taglio dei nostri stipendi abbiamo raccolto 120.000 euro e destinati in 100 defibrillatori per tutta la Toscana, e quest'anno col taglio dei nostri stipendi abbiamo raccolto 120.000 euro e attraverso una consultazione in rete li destineremo all'edilizia scolastica. Più dell'80% delle nostre scuole non è a norma antisismica, il 50% non ha il certificato antincendio, prevenzione incendi, e noi e i nostri iscritti hanno ritenuto prioritario intervenire su questo tema, e anche Regione Toscana lo abbiamo messo all'attenzione della Giunta e abbiamo ottenuto questo grande risultato, che per la prima volta la Regione ha ammesso di avere delle responsabilità sull'edilizia scolastica, non solo sull'anagrafe, perché ad oggi non conosciamo l'anagrafe dell'edilizia scolastica della nostra Regione, ma anche in termini di impegno regionale e di finanziamenti di sostegno economico. E questo grazie all'impegno mio in quanto portavoce di questa esigenza del territorio. Il fatto di essere apuano fa la differenza al Consiglio regionale. E mi sento di dire di essere l'unico apuano all'interno del Consiglio regionale. Quindi da oggi ogni riferimento a qualcuno. Che ricomincia oggi la campagna elettorale. In realtà non è mai finita. Noi siamo nati in campagna elettorale. Noi no. Va bene. Grazie della... Grazie del... Grazie a tutti.